fa poco discorso. Care convitate, cari convitati, onorevoli condomini, eccellenza Paolino Supertoga, oggi più di ieri. Dogna Chiomar Marina Parada, signorino nipote Edoardo, amici tutti di lunga conservazione o freschi, compagne e compagni. Alla nascita di Gesù Cristo la popolazione mondiale era di circa 200 milioni di persone. Nel 1952, alla nascita di chi vi parla, c'erano 2 miliardi e 600 milioni di esseri umani. Oggi, nel momento in cui chi vi parla supera la boa dei 60 anni, la popolazione è stimata in 7 miliardi e 51 milioni. Colpa tua? Quindi praticamente durante i 60 anni della mia esistenza la popolazione mondiale è quasi triplicata, aumentando di 4 miliardi e mezzo. Si stima non solo che questo ovviamente non era mai successo, ma non succederà mai più. Cioè non ci sarà più un aumento così verticale, non ci sarà più un aumento di 4 miliardi in 60 anni, e già questo definisce la originalità assoluta della mia generazione. Pausa. Bravo! Questo sì che sono notizie. Risparmio altre considerazioni, dato l'orario. Anche se le mie due città, Milano e Torino, hanno poco più degli stessi abitanti di 60 anni fa, ma questo però avviene per un altro fenomeno, cioè l'eccezionale espansione del territorio urbanizzato, che è triplicato nel mondo durante la mia finora esistenza. L'eccezionale espansione del territorio urbanizzato, altrimenti chiamata sprawl, da non confondersi con spread. Sono nato in un altro mondo, un'altra epoca, ma non me lo ricordo. Ci ho premesso, come sapete, ho verificato oggi che la vita media si è allungata in maniera esponenziale. La speranza di vita media per un italiano maschio è oggi di 79 anni, ma per chi arriva a 65 anni c'è un bonus ulteriore, si arriva a 83 anni e mezzo. Che culo! Ho sentito arrivare questo 60° anniversario a tratti come un passaggio di maturità, come se arrivassero insieme i 20 anni e i 100, più o meno è anche la media. Mi è stato recentemente dato del Peter Pan. Ora, però vorrei dire a proposito di Peter Pan, e mi avvio a concludere, che la questione è emerso chiaro nel 2012. Acqua! La questione è emerso chiaro nel 2012. Non è più quella di restare giovani, l'importante è tenersi giovani. Qui è il contrario, qua a 60 anni mi tocca cercare casa improvvisamente e traslocare a Torino. L'età pensionabile a prendere che è lontana, sempre più lontana, la pensione ancora di più, tocca cercare continuamente altri lavori, hop, hop, hop. Quindi questo lo capiscono, no? Sì. Quindi sì, da un lato vogliamo restare giovani, ma dall'altro vorremmo poter diventare svaccare. Da una parte quindi penso a un passaggio diretto, no? Adolescenza vecchiaia con interfaccia continua. Però dall'altra invece mi piace pensare all'idea che nella terza età sta facendo irruzione la generazione di chi era giovane negli anni 70.
con conseguenze non del tutto prevedibili, anche in campioni molto più regolari di me. Concludo con un'autocitazione che non mi sarei mai sognato di fare, perché ovviamente trattandosi di una cosa di 40 anni fa me l'ero completamente scordata, ma Nino Vento, mio vecchio amico che vi benedice, da Palermo, mi ha trovato questa lettera che gli avevo mandato nell'estate in cui avevo compiuto 20 anni e tra l'altro gli avevo scritto: acqua, portaci un poco d'acqua. 20 anni, gli avevo scritto, 20 anni sono forse troppi. Non esageriamo, eh. Se qualcuno qua è vicino a quelle, avevo scritto, dove sono le mi capisci? Allora forse tu ti identificherai in questa frase. Io avevo scritto, 20 anni sono forse troppi, ma si sta meglio che a 18. Aspetta, aspetta. È arrivata l'acqua. Vi avviso prima che esplodiate poi che... Alla fine dei discorsi si comincia l'atto delle maledette, mi raccomando. Avete trovato, Kadim, Edo, una scatolina dove far mettere i denari? Metteteli in un bicchiere. Allora, avevo scritto a Nino Vento, 20 anni sono forse troppi, ma si sta meglio che a 18. Basta convincersi che si hanno le stesse garanzie di un futuro mobile, vagabondo e crescente, come se ne avevano a 18. Chissà... Avrei fatto tutta sta pubblicità al fatto che ne raggiungevo 60 al solo scopo di avervi qua. Da domani farò come quelle vie che arrivato a un certo punto uno attraversa la via e ricomincia a scendere. Quindi ci rivediamo man mano che rientro verso i 20.